Allora, abbiamo voluto sollevare questa questione riguardo una totale e grave mancanza di trasparenza nei confronti di questa appunto procedura pubblica relativa appunto all'impianto di Colle Breccia, per la cui riqualificazione quattro privati avevano presentato un proprio progetto per i lavori di riqualificazione e di futura gestione dell'impianto. Progetti che però poi sono stati valutati da una commissione tecnica del Comune di Pescara, la cui istruttoria si conclude semplicemente con l'indicazione del progetto migliore tra questi, ma senza alcun tipo di criterio, indicazione, graduatoria o punteggio. È una cosa inaccettabile per diciamo una procedura appunto che in quanto pubblica dovrebbe sempre rispettare i criteri di massima trasparenza. Avete in mente di fare dei ricorsi? E innanzitutto ci auguriamo che comunque si eviti la possibilità che siano alcuni degli esclusi a fare ricorso al TAR, perché questo comporterebbe ovviamente una sospensione di tutta la procedura e anche il fatto che l'impianto resterebbe così bloccato non si sa per quanto tempo, quindi senza la possibilità di restituire un impianto necessario alla città. E in alternativa, tutto questo potrebbe essere evitato se intervenisse appunto l'organo politico, cioè la Giunta, con la possibilità di revocare quella delibera con cui si riconosceva l'interesse pubblico al progetto, in modo tale da poter lanciare magari un project completamente pubblico aperto a tutti.